non è morto ciò che in eterno può attendere. E col passare di strani eoni, anche la morte può morire. Legras aveva un punto di vantaggio rispetto al professor Webb, perché parecchi dei suoi prigionieri meticci gli avevano ripetuto il significato di quelle parole. Era stato loro detto dagli adoratori più anziani. La traduzione aveva più o meno questo tenore. Nella sua dimora dirgli è, il morto Cthulhu aspetta sognando. Nei vari scritti lovecraftiani, un particolare nome è tremendamente presente e ricorrente nelle nefaste diciture del solitario di Providence. Un nome che tutt'oggi persiste nel nostro mondo con assoluta fermezza, tangibilità e follia. Oggi parleremo di colui che in eterno attende sognando, il grande Cthulhu, il sacerdote dei grandi antichi. I grandi antichi di cui Cthulhu fa parte non sono però da confondere con gli dei esterni, in quanto quest'ultimi rappresentano delle vere e proprie divinità e non sempre si manifestano in forma fisica. Gli dei esterni vivono in luoghi tremendamente lontani dal nostro mondo, mentre i grandi antichi sono invece adorati da schiere di adepti qui, sulla Terra. Essi sono extraterrestri provenienti da altre dimensioni spazio-temporali e, alcuni di essi, giacciono imprigionati proprio qui, in qualche angolo ignoto e oscuro del nostro mondo. Non vi sono certezze circa il motivo di questa prigionia. Alcune teorie affermano che furono proprio gli dei esterni a bandire i grandi antichi, mentre altre teorie affermano che essi decisero volontariamente di esiliarsi. Protagonista di moltissimi racconti e citazioni del maestro dell'orrore, Cthulhu è famoso soprattutto per coloro che lo venerano. È infatti intenzione dello scrittore far intendere che il suo culto è ben organizzato e soprattutto molto presente, ma ben nascosto agli occhi del nostro mondo. Intento che viene trasmesso in modo sublime al lettore grazie alla cornice narrativa che fa da padrona al più famoso racconto di Lovecraft, scritto nel 1928, Il richiamo di Cthulhu, opera iconica dell'autore. In questo racconto, diviso in tre parti, infatti vengono citati nomi, fatti e date con dettaglio preciso e maniacale, che rende il tutto molto verosimile, ma al contempo misterioso e inquietante, costituendo una vera e propria discesa onirica verso gli abissi più profondi. Il racconto venne così tanto acclamato dalla critica che anche Robert E. Howard, grande esponente della letteratura fantasy e horror, definì l'opera come un capolavoro. Howard venne così tanto affascinato dal racconto e dalla mitologia che Lovecraft stava creando, tanto da volerla arricchire personalmente, regalando al pubblico degli anni 30 racconti come La Pietra Nera, L'Abitatore dell'Anello e Il Fuoco di Assurbanipal, pubblicati anch'essi nella rivista Weird Tales. La trascrizione tradizionale del nome di questa creatura immaginaria è Cthulhu, ma sono accettate anche altre forme di pronuncia che rendono il tutto più accessibile a molte forme fonetiche. Lovecraft trascrisse la pronuncia di Cthulhu in Clulu, ma tempo dopo la sua morte la pronuncia Cthulhu divenne comune ed è tuttora la più diffusa. Spesso tra le pagine dei racconti i suoi adepti compiono rituali blasfemi che fanno vacillare il senso paradossale che lega il divino e il non divino. L'aura di mistero di questo essere infatti lo definisce come il morto Cthulhu, ma subito dopo viene detto aspetta sognando e quindi, logicamente, egli non è morto ma vivo e vegeto. Qui si stanzia un'ulteriore ipotesi, che nei primi periodi di studio di tale creatura venne presa in grande considerazione. Si pensa infatti che Cthulhu appaia come un essere a metà tra un mostro terreno e una divinità con poteri che lo legano alle leggi del cosmo. Ha forma fisica, tangibile e osservabile, ma ha un culto tutto suo, ciò basta a renderlo una semidivinità. A tal proposito, troviamo, sempre nel racconto Il richiamo di Cthulhu, un seguace del culto, un certo vecchio Castro, che fornirà al lettore ancora più informazioni riguardanti l'aspetto e il volere della blasfema creatura.
Quando le stelle si saranno allineate, alcune forze ignote libereranno i corpi dei grandi antichi. I sacerdoti segreti faranno risorgere il grande Cthulhu dalla tomba per ripristinare il suo dominio sulla terra. L'umanità diverrà come i grandi antichi, libera e selvaggia, al di sopra del bene e del male, senza leggi né morale. Gli antichi liberati insegneranno all'umanità nuovi modi di urlare e uccidere, e tutta la terra brucerà in un olocausto di estasi e libertà. Proprio quelle stelle appena citate costituiscono le origini all'interno delle scritture, che narrano la storia del grande Cthulhu. Egli, infatti, attende la giusta congiunzione astrale attraverso la quale il suo risveglio si compirà in modo definitivo. Una volta libero, egli camminerà sulla terra, acclamato dal suo culto che ne bramava la rinascita, mentre Rielieh, la città cadavere di cui parleremo tra poco, riemergerà dalle profondità abissali dell'Oceano Pacifico. La cosa che aveva ispirato gli idoli, quel figlio verde e nauseabondo delle stelle, si era destato per reclamare ciò che era suo. Le stelle erano tornate nelle giuste configurazioni, e quello che un culto millenario non era riuscito a fare di proposito, un gruppo di marinai innocenti l'aveva fatto per caso. Dopo miliardi di anni, il grande Cthulhu era di nuovo libero ed esultava per la gioia. In questo passo appena citato, tratto dal racconto Il richiamo di Cthulhu, ove meglio si esprime la sua essenza fisica e immonda, si cerca di ricostruire una prima immagine, una forma e un aspetto della mostruosa entità. Possiamo rifarci esattamente alle prime pagine del racconto dedicato all'antico, nel momento esatto in cui viene ritrovata una statuetta che rievoca le sembianze della creatura. Ti affermo che la mia immaginazione, alquanto stravagante, produsse le visioni simultanee di un polipo, di un drago e di una caricatura umana, non sarò infedele allo spirito della cosa. Una testa polposa, tentacolare, sormontava un corpo grottesco e squamoso, munito di ali rudimentali. Ma era il profilo generale del tutto che lo rendeva sconvolgente e spaventoso in massimo grado. Cthulhu viene qui descritto come un essere ibrido, che presenta tratti ricordanti un cefalopode e tratti che ricordano vagamente quelli di un essere umano. Nel dettaglio possiamo descrivere Cthulhu come una figura che possiede un'enorme testa molliccia, flaccida, umida e viscida, tipica delle creature abissali. Dal muso della creatura fuoriescono vari tentacoli, tra cui è possibile scorgere tre grandi e unici denti. Gli occhi dell'antico sono fissi, morti, dissacranti. Essi sembrano osservare ogni cosa e allo stesso tempo sembrano osservare il nulla. Il suo corpo è composto da pelle marcia, decomposta, e ha una colorazione grigia e verde, con grandi aloni necrotici sulle varie parti del gargantuesco corpo umanoide. Infine, dalla sua schiena si innalzano due grandi ali, fatte di una membrana arsa dal tempo, ali di pipistrello, nefande e maledette. La voce dell'antico, durante il suo sonno, riecheggia attraverso ogni parte del mondo, attraverso ogni anfratto della terra, raggiungendo le menti umane con una voce potente e primordiale. Il cosiddetto richiamo, dunque, viene contestualizzato in una cornice di credenze popolari che si sono ramificate anche dal terribile Necronomicon, lo pseudo biblium di cui abbiamo già parlato, che indica le caratteristiche del grande Cthulhu. Le sembianze dell'antico, inoltre, si estendono anche a quelle della sua progenie, nota anche come prole stellare. Queste creature, infatti, sono fisicamente simili a Cthulhu e si pensa che siano giunte sulla Terra durante l'esilio dallo spazio siderale. Giunte sulla Terra, assieme al grande Cthulhu, loro sacerdote e guida, vissero in pace, mentre l'uomo era ancora un essere non senziente e poco più che strisciante. Si stabilirono infine nella città di Rielieh, che quando discese negli abissi portò la progenie sul fondo dell'oceano. Si pensa però che alcune di queste creature non rimasero con il loro signore Cthulhu, bensì scapparono dal disastro di Rielieh, dirigendosi verso altri luoghi della Terra. Giungiamo poi a parlare della leggendaria città ove il morto Cthulhu giace e sogna, Rielieh, la città cadavere.
ad un tratto avevano avvistato una grande colonna di pietra che emergeva dal mare e si erano imbattuti in un'isola ricoperta di fango, di melma e di mura ciclopiche e muschiose, la quale altro non era che l'incarnazione tangibile del supremo terrore della terra, la città sepolcro di Rlie, edificata innumerevoli eoni prima da quegli enormi disgustosi esseri discesi dalle stelle oscure. Rlie è una città sommersa situata nel profondo dell'Oceano Pacifico ed è il luogo che funge da sepolcro per il grande Cthulhu. La bizzarra architettura di Rlie è caratterizzata dalla sua geometria, che divenne famosa per essere definita non euclidea. Gli spettatori umani che, nel racconto del richiamo di Cthulhu, giungono in queste lande, sono intimoriti dalla pura immensità della città e dalla spaventosa suggestione delle statue e dei bassorilievi lì presenti. La geometria di Rlie è anormale, non euclidea e ripugnante alla sola vista. La grande architettura, la strana architettura della città, rende la navigazione a piedi disorientante e infida. Le superfici che appaiono piatte possono in realtà essere inclinate e gli angoli che sembrano convessi si mostrano concavi da altre prospettive. Il nome della città è presente nel rituale blasfemo che si usa per richiamare la figura di Cthulhu, che vi mostriamo qui di seguito, e che spesso viene abbreviato nella dicitura Cthulhu Fothagen. Il grande Cthulhu è citato anche in altre opere del maestro, tra cui La città senza nome, L'orrore di Dunwich, Alle montagne della follia, Colui che sussurrava nelle tenebre e La maschera di Innsmouth. Spesso le informazioni presenti in queste opere, però, sono contrastanti e mettono in dubbio la natura di Cthulhu con i suoi parenti. Ad esempio, nell'opera L'orrore di Dunwich, viene detto che, in relazione alle creature descritte nel racconto, Cthulhu è loro cugino. Nel romanzo Le montagne della follia vengono invece descritte alcune creature extraterrestri, denominate Antichi, da non confondere con i Grandi Antichi, di cui anche Cthulhu fa parte, che, agli inizi dei tempi sulla Terra, erano in guerra contro Cthulhu e i suoi alleati. In seguito, nel racconto Colui che sussurrava nelle tenebre, si fa invece riferimento al dominio di Cthulhu e all'arrivo dei Migo, prima che quest'ultimo finisse. In conclusione, nella maschera di Innsmouth, si afferma che Cthulhu è letteralmente venerato da alcune orribili creature marine, denominate abitatori del profondo. Sono tante le storie che Lovecraft, creando Cthulhu, ha indirettamente forgiato. L'ispirazione di una cultura di massa che si estende dai corti e lungometraggi cinematografici, passando dalla musica, come i Metallica, e aggiungendo, tra l'altro, in ricorrente citazioni in serie TV, come Rick e Morty o i Simpson, o tanti videogiochi, tra cui il recente The Call of Cthulhu, il videogame. E come non parlare d'altronde anche del gioco di ruolo Il richiamo di Cthulhu di Sandy Peterson, ispirato ai miti del maestro e degli autori che ne riprendono la mitologia. Vi diamo adesso appuntamento alla prossima puntata, che vedrà come protagonista un altro grande antico, anch'egli digrignante negli abissi. Alla prossima puntata con Dagon, l'abitatore delle profondità.